cari quadisti, eccoci, Mattia Torraco, Team Cozzi, anche il nostro Mattia si è presentato per disputare la prova italiana del campionato europeo quad cross. Grande Mattia, come va? Ma abbastanza bene, dai. Ti abbiamo visto in pista veramente sfoderare un controllo della moto con grande aggressività e riuscire a chiuderla e a schiacciarla sui salti e sulle connessioni della pista, e ti sei confrontato ovviamente con i migliori campioni europei esistenti all'oggi. Cosa ci puoi raccontare del ritmo che riescono a tenere queste bestie, chiamiamole così? Beh, sicuramente il livello in quest'ultimo anno si è alzato notevolmente, quindi i tempi sono abbassati, lo dimostra il fatto che comunque Nicola l'anno scorso ha fatto un 56 e alto, 56,8, e quest'anno ha fatto 53, quindi comunque... E la pista non sta meglio dell'anno scorso, sicuramente. No, la pista è sempre solita, uguale, il terreno è uguale, non è cambiato abbastanza, praticamente nulla. Il discorso è, a questo punto, l'interpretazione delle curve, quindi farle con molta più scioltezza e con molta più velocità, cosa che io quest'anno sto facendo molta fatica nel trovare il giusto feeling con la moto nelle curve. Ma ricordiamo comunque che non in tutte le curve, perché per esempio in molte parti della pista il tuo passo di percorrenza della curva era veramente vicino ai migliori piloti, Nicola Montaldini, Paul Holmes, Jeremy Varnier. In alcune curve hai problemi, ma... Non è essere un gradino più bassi, ma no, ma in alcune curve non riuscire ad esprimersi, che non vuol dire in tutto, insomma, Mattia. Ma sì, sicuramente, non è che dall'anno scorso non ho disimparato ad andare col quad, ripeto, sicuramente tutti hanno migliorato, io forse ho migliorato un pochettino meno e faccio fatica a prendere il ritmo nelle piste. Sicuramente questo è dovuto al fatto anche che comunque non riesco ad andare ad allenarmi con la moto da gara, e facendo il passaggio comunque la moto iniezione, la moto va più forte, è un altro passo, però bisogna saperla gestire, ecco. Bisogna avere l'abitudine al cavallo da gara anziché al cavallo da allenamento. Una cosa che va più forte non è sempre detto che sia, anzi è il contrario, più forte va più difficile da usare. Quindi io non è che non sono in... penso di non essere, non è che non sono in grado di usarla, solo che faccio un po' più fatica a gestirla, dovuto anche al fatto che non la uso poco. L'anno scorso comunque, facendo l'europeo e l'italiano, facevamo 3-4 weekend al mese comunque di gare, quindi quello vuol dire tenere il ritmo, è come un giocatore, e comunque più abitudine all'utilizzo della moto da gara, perché non gioca mai, è sempre sotto in panchina, non può entrare dentro una volta e fare la partita alla vita. Chiaro, ti abbiamo visto comunque nelle curve in appoggio, dove devi gestire la posizione per uscire e essere veramente competitivo, nella scelta delle traiettorie altrettanto. E sì, dove ti trovi un po' dove non ti trovi perfettamente a tuo agio, dalla moto dell'anno scorso che usi per l'allenamento e che conosci molto bene, a questa moto da gara iniezione che propone nuova proposta di quest'anno? Sono due cose completamente diverse. La moto d'allenamento comunque è molto pesante, ha pochi cavalli, è logicamente più facile da usare. Poi usandola, quando io vado a girare, usandola tanto tempo, anche se va più piano, comunque ci prende un po' più la manualità, e quindi anche le curve così le interpreti con una scioltezza maggiore. Invece con questa qui da gara, molto leggera, molto potente, molto rabbiosa, bisognerebbe usarla un po' di più. Ripeto, l'anno scorso 3-4 weekend di gara erano un collante molto forte tra le sessioni di allenamento e l'utilizzo del mezzo gara. Per uno come me comunque il quad lo fa per hobby e non per lavoro, diciamo, chiamiamolo lavoro. Comunque durante la settimana io non riesco a muovermi, e quindi ad oggi penalizzante. Beh, se eravamo 2 anni fa magari si poteva ancora tamponare. Per come sono messe le cose quest'anno, bisogna girare con la moto. Beh, ricordiamo comunque che Mattia Torraco, nonostante questa impossibilità di dedicare tutto il tempo che altri piloti dedicano alle moto, è sempre comunque uno dei piloti italiani più veloci
e sia nell'italiano che nell'europeo dice sempre la sua. Sì, non beh, io mi reputo uno che si butta nella mischia, ecco, quindi che non molla facilmente, anzi, mai praticamente. E ci metto del mio, anche perché è la mia passione, ecco. Mi piace molto, mi piace trovare le soluzioni, capire gli ammortizzatori come funzionano, alza, bassa, modificare, capire le modifiche che, cioè, se tocco lì cosa cambia, e che è poi importantissimo. Grande Mattia, cronometrate oggi, libere oggi, cronometrate, e domani gara. Domani sicuramente vedrò di fare un qualcosina di più. Non mi aspettavo di fare un tempo così lento, diciamo. Beh, così lento, ricordiamo, sempre sotto 2 minuti, eh. Sì, 59, vabbè, si poteva fare meglio. Sicuramente da come mi sentivo nella pista mi sembrava di aver fatto un po' meglio. Anche noi ha dato questa, a vederti, sinceramente ci aspettavamo un tempo. La parte forse superiore, comunque in alcune curve le facevo proprio lento. Quindi vabbè, la gara domani è come al solito un'altra storia. Un giorno in più di allenamento sulla moto nuova dopo le crono e le libere. Diciamo che oggi abbiamo girato abbastanza. Io ho approfittato di sempre tutto il turno più possibile per girare. Domani ci sarà. Sì, in effetti ti abbiamo visto sempre dentro. Sì, infatti. Forse sono grande Mattia, sì, è vero, giuro. Domani ci sarà il warm up che lo farò ancora. Tutti che si controllavano, cazzo Torraco, vai a cannone, perdiamo. E sì, non hai mollato. No, perché comunque devo prendere confidenza, ecco. Quindi anche a Castiglione del Lago ho patito questa cosa qui, che poi è venuto girando, alla fine ho preso poi la sensibilità, la confidenza necessaria che ci vuole per comunque per andare forte. Sì, poi signori, ricordiamo che non stiamo parlando di tempi da 20 secondi dai migliori al mondo. Stiamo parlando di tempi a pochi secondi dai migliori al mondo, diciamo che, e la sensibilità diventa fondamentale, perché se diciamo sono che comunque tempi migliorare da ultimo a decimo è un discorso, da decimo arrivare nei primi 5 la musica cambia. Però ripeto, pensavo di fare un qualcosina di più oggi. Vabbè, ce la farai domani, no? No, sicuramente la gara 30 più 2 domani, se ci sono 30 gradi voglio vedere io. 32 oggi. Oggi 32. Anche se non penso che i primi molleranno. No. Ma l'importante è che non molli Mattia Torraco. Ma Mattia Torraco sulla partenza ci prova con l'all shot o no? Ci proverà? Quest'anno sono stato un po'. Ho fatto un po' scagare in partenza. Oh, cazzo, no. L'anno scorso partivo molto bene. Quest'anno parte, lasciamo stare tutta la sfortuna che cambiamo, perché ogni volta ce n'è sempre una. Sì, questo è vero. Però sì, sicuramente proverò a fare una ottima partenza, una delle mie partenze. E alla grande, Mattia. Mattia, un salutone, un ringraziamento e comunque i nostri complimenti per il risultato, perché ricordiamo che sei uno dei pochi piloti italiani e comunque sempre ad alti vertici, che ha partecipato all'Europeo in questa prova e stai tenendo alto l'onore dell'Italia. Questo è una cosa importante. Se poi non è arrivato 53 come Varnià o come Nicola, non importa, ma ci sei, hai combattuto bene e contiamo di vedere un Mattia Torraco ancora più in forma per la giornata di domani. Sicuramente ci metterò tutto il mio. Grande Mattia, ciao, in bocca al lupo, domani. Ciao.